E niente. Ma non si sentirà l'audio? Sì, devo fare tipo vlog. Ma dici perché? Non avevo capito. No, non si sentirà l'audio, che fa tutto con la musica sotto. No, ma pensavo per il video tuo. Ma no, per fare un video per ricordarci questa no, giornata. Poi se è bello lo mettiamo da qualche parte. No, sopra, non l'avevo visto, ho capito. Non ti interessa? Andiamo. Adesso noi andiamo. Non sappiamo dove. Gli animali era più carino ora. Allora, noi volevamo andare a vedere tutti gli animaletti in un posto animaletti molto bello. E animaloni. Però per il fatto del Covid Non si può. Quindi andremo a fare un'escursioncina, diciamo, una passeggiata all'aria aperta in un posto dove non siamo mai andati, si chiama Monte Gennaro. Sì. Che se è bello, poi ve lo consigliamo. Mio padre vi saluta. Abbiamo scoperto che ci sono andati anche varie personalità del mondo, vabbè, tipo VIP calcistico, no, anche qualcuno, qualche sì, attore sì. Qualcuno. E poi tra le foto ho trovato una foto di un giocatore della Roma che si chiama Stolming. Dai, Stalming. Non l'ho detto prima, lo giuro, mi ricordo solo Stolming, il giocatore inglese della Roma, voi Stolming, lo sapete sicuramente. Stunning, dai, è Stolming sicuro. È Stolming. Sì, Stolming. Perché continui a dire? Perché mi fai ridere, volevo vedere dove arrivavi. C'era Stolming che... Ma non è, non si chiama così! Smalling. Ah, cacchio. Vabbè, c'è di vicino. Smalling. Chris Smalling. E vabbè, e noi? Quindi adesso andiamo, insomma, un po'. Cerchiamo di andare un po' in mezzo alla natura. Vediamo un po'. Fare qualche foto, qualche ripresa. Dove ci porta il cuore? Il cuore è importante stare in mezzo alla natura, respirare aria pulita. Esatto, e raccogliere castagne. Se le troviamo, perché non so dove si trovano le castagne. Nel bosco. Ma ci siamo vestiti dello stesso colore. Carini, autunnali. Questo video è stato registrato con GoPro Hero 9, in cui c'è uno schermo che ci fa vedere come siamo faichi. Siamo faichi. Vabbè, ciao. Beh, praticamente niente. Oggi c'è andata veramente. È andata male perché questo Monte Gennaro ci si arrivava con una navetta su appuntamento, le strade sono. Il fatto del Covid è tutto. Non si possono più percorrere. Esatto. Adesso stiamo cercando. Ma qui che c'è? No, stiamo cercando, stiamo andando all'avventura. No, ho visto della gente in mezzo a questa palude. Stiamo andando all'avventura per cercare un posto, sì, per passeggiare in mezzo alla natura. E mo vediamo. Praticamente abbiamo trovato questa specie di posto. Ora. Siamo entrati un po' così, cioè non c'era questa entrata fatta male. Ora speriamo che non ci divorino degli animali feroci. Non sappiamo neanche dove siamo. Abbiamo letto che si chiama rifugio di gatta cieca. E quindi niente, adesso ci addentriamo, facciamo una passeggiatina. Vogliamo fare qualche foto un po' autunnale, vediamo un po'. C'è una zanzara. No. Veramente c'è un cane lì che ci abbaia e non capiamo se è recintato o no. Se ci vuole sbranare o no. Hai paura? Da quando siamo entrati ci sono solo cani che no, ma pure prima. Belle. Ho provato a fare qualche foto. Questa ragazza. Ora andiamo a mangiare. Sì. Grazie. Grazie a te. Dove andiamo? Ci vorranno solo 33 minuti. Dove possiamo andare a mangiare? Non l'ho capito, non lo so. Vicino a casa? I don't know. Finita in 7 minuti, penso. Pure io. Anche la sua. Da notare come tiene le posate sarà la guida. Come si tengono? Beh, in maniera molto elegante le tieni. Mangio talmente veloce che
Mi senti tutta la cassa. Cioè tu quei due e io questo. Ah. Già quasi finita, però costata alla marmellata di visciole. Voto 2. Voto 10. Ma la nostra giornata non finisce qui. La prima volta che facciamo un video così, sembriamo cretini. E poi siamo vestiti uguali ancora di più. Quanto è figo Alex con queste maglioncine. Ma in realtà con sta GoPro sembrerò tutto deformato. Però è fighissimo. Lo so. No, ti faccio un video fatto bene. Va bene, grazie. Ciao. Ciao. E niente, abbiamo finito di mangiare e abbiamo sentito un maialone. Eccoli. Che faceva. E abbiamo detto, ma dove sarà? Ci hanno fatto entrare in questa azienda agricola e guardate che cosa c'è. È enorme, ragazzi. Non si posso vedere. Senti che rumore. Priscilla? Priscilla? Sei tu, Priscilla? Cioè, è enorme. No, oddio. Vabbè. Priscilla? Sei tu, Priscilla? Sì. Priscilla? Priscilla? Vuoi dormire? Priscilla? Sono cambiato, mi sono vestito un po' male perché devo girare una brevissima scena adesso che c'è proprio un po' di tramonto vicino casa, questa è casa mia. Una piccolissima scena per un mio videoclip super spoiler questo. Siamo ritornati a casa. Non abbiamo filmato tutto perché si vede non siamo esperti bloggers. Impareremo. Che voglio farne altri video così perché mi piacciono. Adesso Sara stava andando nel posto dove stavo andando anch'io, ma mi ero scordato la GoPro a casa e quindi sono andato a riprenderla subito. E adesso vi faccio vedere in che posto girerò un pezzettino del video. Il video di Madagascar. Facci vedere perché ho corso fino adesso. Non la posso mettere. Manco io che la canto? Sì, tu che la canti sì. Però posto è lontano. Grazie. E mi piace sto posto, sì. È cinematografico. Ci dobbiamo andare? Non è distante comunque, è vicino da qua. Sì, lo so. Grazie. Buona serata. Cioè, ragazzi, io faccio amicizia con chiunque. Cioè, veramente dai bambini agli anziani. Per me sono tutti amici. Poi riesco comunque a parlare con tutte le età, no? Beh. Allora, ora conosco che qui vicino, accanto a casa tua, c'è una veterinaria che si chiama Natasha. Ecco. Sai più cose di me che io ci abito. Quindi possiamo portare i tuoi gattini da lei la prossima volta. Io intanto volta. Mi diverto perché ho comprato uno stabilizzatore bellissimo. Possiamo portare i gattini. Che poi vi consiglierò, ragazzi, sotto nella descrizione di questo video. E quindi niente, ho girato una piccola scena del mio nuovo video di Madagascar. Un video homemade, possiamo dire. Tutto girato con questa bellissima GoPro Hero 9. Noi vi salutiamo perché sta per calare il sole. Andiamo a farci una bella passeggiatina. Anzi, è calato il sole. Andiamo a farci una bella passeggiatina. Amore, ti esce del fumo bianco dalla bocca. Sarà il freddo.